Agosto 1974. È forse il momento più grave per le istituzioni democratiche in Italia. Mentre circolano insistenti le voci di un colpo di mano da parte di certi settori delle forze armate, mentre le divisioni dei carabinieri sono in stato d'allerta, mentre gli stati maggiori di alcuni corpi d'armata vengono trasferiti, il giorno 8 agosto il generale Ugo Ricci, comandante di uno dei più moderni reparti corazzati dell'esercito, viene raggiunto da un avviso di reato firmato dal giudice di Padova Giovanni Tamburino. Le indagini di Tamburino sull'organizzazione eversiva Rosa dei Venti hanno portato a clamorose scoperte. Il complotto, che si propone di restaurare con la violenza un regime analogo alla Repubblica di Salò, vede sospettati ex repubblichini e ricchi industriali come Andrea Maria Piaggio, ufficiali dell'esercito e del SID come Amos Spiazzi, generali come Nardella. La Rosa dei Venti opererebbe in stretto contatto con il MAR, con la maggioranza silenziosa di Adamo Degli Occhi e col golpismo tecnocratico dell'ex partigiano monarchico ed ex diplomatico atlantista Edgardo Sogno.